It was definitely a unique experience. With more than 12,000 engaged couples, Pope Francis gave them all some advice on what it takes to make a marriage work. First, using some symbolism, he said couples must be willing to become jewelers. Il matrimonio è anche un lavoro di tutti I giorni. O potrei dire un lavoro di un lavoro artigianale, un lavoro di orfebreria. Perché il marito ha il compito di fare più donna alla moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo al marito. Crescere anche in umanità, come uomo e come donna. But unlike any other job, marriage is a lifelong commitment. But this shouldn't scare couples, said the Pope. It's something they work on together, day by day. L'amore è una relazione. Allora è una realtà che cresce. E possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. Cresce e si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli. He then added that you can't base marriage on just feelings. Rather, it must be based on something concrete. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. A good marriage, he said, isn't just a marriage that lasts, it's also about quality. Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. And you can't forget to pray. The Pope gave some advice to couples based on the Our Father prayer. Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gli sposi possono imparare a pregare anche così. Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano. And being in love means saying three phrases more often than not. They are, may I, thank you, and I'm sorry. Posso, permesso. È la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro con rispetto e attenzione. Sappiamo ringraziare nella vostra relazione e domani nella vita matrimoniale. È importante tenere viva la coscienza che l'altra persona è un dono di Dio e ai doni di Dio si dice grazie. But the Pope also gave a warning. Nobody is perfect, so the key to happiness, he said, is forgiveness. Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta e neppure il marito perfetto o la moglie perfetta. Non parliamo della suocera perfetta. Esistiamo noi peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci insegna un segreto. Non finire mai una giornata senza chiedersi perdono. And part of talking about marriage is planning the wedding itself. The Pope gave some advice about making the day unforgettable. Fate in modo che sia una vera festa. Il matrimonio è una festa cristiana, non una festa mondana. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Non va, senza vino non c'è festa. And so his tips include love, patience, understanding, and prayer. And once you say, I do, said the Pope, you can't cross your arms and wait. Because marriage, he said, is work and a lifelong commitment.